sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese. Cosa? Ehi! Tu puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi, che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli Aesir? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Elaine? Cavolo, allora è una cosa seria. Ti terrò d'occhio. Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim. Deve essere sbloccata sul tavolo. Concedimi un momento per dirti che ciò che stai per fare è da pazzi. Neanche un uomo può sopravvivere a questo freddo. Spero che quelle lame funzionino. È il ponte di cui parlava Freya? No, siamo sul ponte del viaggio tra i regni, ma noi cerchiamo il ponte dei dannati. I morti lo usano per raggiungere la città di Helheim. Dobbiamo trovare il guardiano che concede l'accesso. Seguendo questo ponte, arriveremo direttamente da lui. Sai, speravo di non rivedere mai più questo momento. Yeah!
Usa il fuoco delle tue lame per bruciare quel rovo di El che blocca la via. Visto? Ecco perché valeva la pena tornare a prendere le lame. Dietro di te, attento! Qualcosa non torna. Solo chi è morto di recente dovrebbe trovarsi qui. Sono troppi. I cancelli devono essere chiusi e se lo sono, allora è vero, El è piena. Senza le Valchirie a gestire il tutto, El verrà sopraffatta. Chiuso. Che si fa?
I predoni che uccidemmo vicino alla mia casa sono venuti qui, come hanno fatto in così poco tempo. Il tempo scorre diversamente nei regni, specie in quelli legati al mondo degli spiriti. La luce di Alfheim. Al contrario, il tempo di Alfheim scorre più lentamente rispetto al Lago delle Anime, così come a El rispetto a Midgard. È complicato, lo so. Non importa, purché torniamo presto da mio figlio. Ah, vedo che impari in fretta. Questo Valhalla è all'interno di El. Oh, no, no. Il Valhalla fa parte di Asgard. Solo chi muore dignitosamente in battaglia può andarci. Coloro che muoiono con disonore finiscono a El. I criminali? Sì, e chi muore per malattia, incidente, vecchiaia. Chi muore di vecchiaia è indegno. Non è mai troppo tardi per andare a combattere. Quella salita sarà la via d'uscita se ci arriviamo. Whew!
Uccidere il guardiano aiuterà i morti a lasciare Midgard? Non penso, ma non peggioreremo la situazione. I vivi avranno un ostacolo in meno da superare per raggiungere la parte interna di Helheim. Ma chi è così pazzo da volerci andare? Il ponte dei dannati e il guardiano che si assicura che i morti siano davvero morti. Cos'è quell'oggetto? Quel totem contiene una potente fonte di energia magica, il potere di Helheim. In realtà ciò che ci serve è il suo cuore. Prendilo e andiamocene. Come? Fa un po' di casino. Ne sei capace, no? Thank you.
hai il cuore, fratello. Dovrai sporcarti le mani. Ho il cuore. Mi serve qualcos'altro? Nient'altro. Ma è meglio non attardarsi, eh? Kratos. Zeus. Zeus? Mio padre. Tuo padre era Zeus. Questo spiega tutto. Cos'è quel posto? Non ci andare mai. Hai capito? Come fa a essere qui? È impossibile. È solo un'illusione. Si sa che Hel tortura i suoi abitanti con il loro passato. Concentriamoci, dobbiamo tornare da tuo figlio. Essere qui. Fa freddo. Fai presto, dammi le tue lame. Perché? Ho detto che ti avrei aiutato ed eccomi qui. Avanti! Ho tutti i miei attrezzi a Midgard. Torno subito. Tu non credi che te le abbia soffiate, vero? Eccole! Ora sono pronte per i venti di Hel. Mira questo magico punto luminoso con le lame e lanciale! Ora mira la trappola del vento con le tue lame. È quella piccola sfera che penzola al centro della porta. La vedi? Ora colpiscila! Mira la trappola del vento, visto? A volte mi chiedo se il suo cervello abbia subito qualche trauma. Siamo stati via troppo.
Non riesco a togliermi le tue parole dalla testa. Zeus era tuo padre? Non ora. Pensiamo ad andarcene da Ella. Su questo non ho da ridire. Mi limiterò a riflettere su questa perla in silenzio. Dietro di te!
Ce l'hai fatta! Ora torna subito da tuo figlio! Meglio non tardare. Torniamo subito a Midgard con quel cuore. Fantasma di Sparta. Non usare quel nome. Non fraintendermi. Da quanto ho sentito, il Pantheon se l'è cercata, ma non sarà facile accettarlo. So che odi gli dèi, ma non riesci proprio a stare lontano da loro, vero? Non devi dire nulla, ragazzo. Non deve sapere. Idiozie, fratello. Sono solo idiozie. Deve sapere. Solo la verità lo renderà libero e completo. Sì, va bene, odi gli dèi. Tutti gli dèi, incluso te stesso. Ma tutto questo riguarda anche tuo figlio. Non capisci? Lui lo sente. Non può evitare di essere ciò che è. Non può, perché non gli hai ancora detto nulla. È tutto collegato, lo capisci? Tu non gli dirai nulla. Come vuoi. Presente quella scorciatoia tra i regni? Beh, l'ho migliorata. O forse l'ho danneggiata. Quella ci serve. Lo so! Perciò ho preso un paio di folate di quei venti di El e l'ho modificata. Ora si può usare per andare e per tornare, sempre se non ho combinato guai. Andiamo da Freya. Grande idea, fratello. C'è ancora qualcosa da sistemare, ma ce la farete! Dai, fratello! Voi signori sì che ci sapete fare. Non è perfetta, ma poco importa. C'è ancora qualcosa da sistemare. Sbrighiamoci. Il cuore. Ce l'hai? Sì. Il dorso della mano. Sta ancora male. La febbre potrà calare, ma per guarire... Deve conoscere la verità, sapere chi è. Sì. Non è così semplice. Tiriamolo più su. Te l'ho detto che anch'io ho un figlio. È passato un secolo da quando l'ho visto l'ultima volta.
Alla nascita le rune ne predirono la morte. Il neonato che stringevo era così piccolo, così indifeso. Decisi allora che avrei fatto qualsiasi cosa per proteggerlo. Qualsiasi sacrificio. Ma tutto ciò che feci, lo feci per me. Lasciai che le mie esigenze e le mie paure venissero prima dei suoi bisogni. Mi accorsi del suo risentimento solo troppo tardi. Non fare lo stesso sbaglio. Abbi fiducia in lui. So che la verità non è semplice, ma niente lo è quando di mezzo c'è un figlio. C'è un maleficio. C'è un maleficio sul ragazzo. Non andare senza di me. Non lo farò. Sto meglio ora. Sì, lo vedo. Sarà in grado di viaggiare. Per adesso. Non succederà più. Te lo prometto. Fai in modo che sia così. Grazie. Tuo padre ha fatto il grosso del lavoro. Resta qui e riposa. Hai già fatto molto. La mia porta è sempre aperta per voi. Quello è Vanheim, vero? Ci sei arrivato da solo, eh? Beh, la finestra sembra fatta di cristallo di Bifrost. E so che dall'altra parte del muro non è così. In più, beh, ti rende triste. Sei saggio per la tua età. Sì, quella è la proiezione di un mondo che ho abbandonato tempo fa. Ciò che ti è successo ad Alfheim. Non puoi lasciare Midgard, vero? Un dono di mio marito, il giorno in cui ci separammo. Perché Odino ti ha intrappolata? Perché è meschino. D'altronde, tutte le sue decisioni sono frutto delle sue paure. I Vanir costituivano la minaccia più grande per gli Aesir, fino al nostro matrimonio. Molti Vanir pensano che io li abbia traditi. Col mio sacrificio ho ottenuto solo l'odio dei miei simili. Intrappolata qui, non potrò mai sistemare le cose. Ma perché vivi sotto una tartaruga? È stato il mio primo amico qui a Midgard. Mi ha offerto un rifugio e in cambio io lo proteggo dalle creature malvagie della foresta. Cinghiale dorato, tartaruga gigante. Interessanti i tuoi amici.